Sono tipo sicura al 100% che passerete il 95% di tempo della durata di questo video a guardare i miei capelli per perdere un pochettino più di dignità. Però è la mia messa in piega, tra virgolette, nel senso che li devo tenere così fino a stasera per avere capelli belli mossi, per cui non potevo scioglierli per fare il video. Vabbè, a parte la condizione dei capelli, what a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovo video per annunciarvi... Molti di voi già lo sapranno comunque, ma appunto ci tenevo a che tutti comunque sapessero che cosa succederà nelle prossime settimane. Che appunto, ragazzi, il 24 ottobre parto, vado a stare in Italia alla bellezza di 3 settimane questa volta, quindi un periodo direi abbastanza lungo, e che quindi tornerò qui a Valencia il 14 novembre. Perché, ragazzi, ogni volta vi dico insomma se viaggio o non viaggio eccetera, perché ovvio le cose sul canale un attimino si modificano, no? Quindi che cosa succederà queste altre 3 settimane, ragazzi? Per fortuna, a differenza delle ultime volte che sono andata in Italia, questa volta sono riuscita a registrare diversi video da pubblicare durante la mia assenza. Vai! Grande giocherina. Per cui se le altre volte che andavo in Italia, ragazzi, non pubblicavo assolutamente nulla per tipo 2 settimane, quindi canale del tutto morto per 2 settimane, questa volta, ragazzi, non dico che pubblicherò video tutti i giorni, però fortunatamente pubblicherò video, cioè perlomeno già sono carichi, cioè li ho dovuti programmare, i video fantasticamente si pubblicheranno da soli, ma si pubblicheranno. Quindi le serie su The Evil Within 2 e Spider-Man ovviamente, ragazzi, si interromperanno momentaneamente, ovviamente, durante queste 3 settimane, perché portandolo tutti i giorni non è che mi potevo registrare video in anticipo, capite che vi voglio dire? Per cui quello di ieri è stato l'ultimo episodio su The Evil Within 2 prima della mia partenza, per cui, ragazzi, fino al mio ritorno qui a Valencia a novembre non si pubblicheranno video sulle 2 serie che sto portando adesso. Non so effettivamente quando uscirà, ragazzi, il secondo episodio di Life is Strange e il nuovo episodio su The Walking Dead. In ogni caso, oppure se si dovessero pubblicare durante questo periodo di tempo, ovviamente vi rendete conto che non potrò farci video fino al mio ritorno a novembre. Per cui queste serie sono momentaneamente interrotte, le riprenderemo ovviamente una volta che tornerò qui in Spagna. Quindi allora vi starete chiedendo, ma allora, giocherina, ma che caspita pubblichi durante queste 3 settimane? Fermi tutti che adesso vi rispondo alla domanda. Ho registrato, ragazzi, una serie su un gioco che mi è stato regalato mesi fa effettivamente da una mia iscritta, scoprirete chi è ovviamente guardando la serie, per cui se siete curiosi ovviamente guardate la serie, ragazzi. Quindi pubblicherò questa serie su questo gioco qua che mi è stato regalato, che tra l'altro è un gioco molto emozionante anche, per cui io vi consiglio vivamente di seguirla, che fortunatamente da un lato è una serie abbastanza breve, quindi, ragazzi, è composta da 5 episodi soltanto, che inizieranno a pubblicarsi il 23, quindi martedì che deve arrivare la prossima settimana. Infatti, ragazzi, già lunedì insomma non posso mettermi a registrare ed editare più niente, perché ovviamente, ragazzi, abbiamo degli impegni da sbrigare, ho degli impegni da sbrigare prima di partire, comunque sapete le cose prepartenza eccetera, un casino, per cui già da lunedì non pubblicherò niente insomma di quello che state vedendo ultimamente, quindi serie, gameplay eccetera, per cui cominceranno a pubblicarsi questi video programmati il 23. Ci sarà il primo episodio su questa serie martedì 23 alle 19, in ogni caso ovviamente io comunque vado avvisandovi, ragazzi, sui social. E oltre questa serie, che come vi ho detto è soltanto di 5 episodi, giustamente vi starete chiedendo come fai a riempire 3 settimane, ragazzi. Vi ho detto che non pubblicherò video tutti i giorni, pubblicherò video il martedì, il giovedì e il sabato, quindi ogni settimana ovviamente. Quindi inizieremo il martedì 23, poi ci sarà il secondo episodio giovedì 25, poi ci sarà un altro tipo di video il sabato. Per cui questi 5 episodi saranno il martedì e il giovedì, il martedì e il giovedì, e l'ultimo ovviamente sarà un martedì. E dopodiché, ragazzi, sempre il martedì, giovedì e sabato, insomma i giorni che dovessero rimanere, sempre questi giorni qua della settimana, ci saranno altre tipologie di video che fortunatamente ho potuto registrare e programmare. Per cui niente, volevo avvisarvi di questa cosa, volevo avvisarvi che appunto per fortuna, ragazzi, questa volta il canale non rimarrà totalmente morto, per cui vi invito sempre a rimanere connessi e ad aspettarvi i video sempre al solito orario,
orario, ragazzi, il martedì e il giovedì i video saranno pubblicati alle 7, mentre il sabato saranno pubblicati alle 13.30. Se qualcuno di voi si stesse chiedendo: giocherina, ma il 26 ottobre esce Red Dead Redemption? Rispondo adesso, perché magari qualcuno, non lo so, fa questa domanda perché magari vi state chiedendo se comprerò il gioco al lancio, se ci farò la serie, eccetera. So benissimo che esce il 26 ottobre, ragazzi, ma come vi ho detto nell'ultima live, probabilmente non comprerò il gioco al lancio per farci una serie, perché ho letto che tipo solo la storia principale, ragazzi, dura tipo 60 ore, e quindi portarlo sul canale penso che sarebbe veramente troppo, ragazzi, cioè alternandolo ad altre serie mi durerebbe tipo un anno. Quindi penso che purtroppo, ragazzi, per questa questione qua non porterò Red Dead al lancio. Vedremo poi comunque di procedere con le serie che stiamo facendo adesso, anche perché Life is Strange non è ancora finito, The Walking Dead non è ancora finito, e nel frattempo vedremo come giostrarci. Mi mancherete tantissimo, ovviamente, come sempre, ragazzi, spero che non vi dimenticherete di me. In ogni caso, ovviamente, sarò sempre super attiva sui social, come lo sono tuttora, per cui se volete sempre costanti aggiornamenti anche dei video, ragazzi, che si pubblicheranno, trovate tutti i link in descrizione qua sotto, di Instagram, di Telegram, di Facebook, di quello che vi pare. Niente, io credo di avervi detto tutto quello che dovevo dirvi, per cui ci aggiorniamo sui social, ragazzi. Io vi mando un bacione, un abbraccione giganteschi, mi mancherete veramente un sacco, vi voglio un mondo di bene. Ciao, ragazzi, un bacione. Te obbedoscia a tutti, scusate.